Mario Giambelli, avvocato pavese. Allora, sono stato un libero attivista durante la campagna referendaria, per il no ovviamente. Oggi sono qua per vivere questo bellissimo momento tutti insieme a voi e per affrontare un problema che secondo me è fondamentale. Avete già alcuni che mi hanno preceduto, mi hanno già parlato, però noi dobbiamo parlare di questa cosa. Allora, se l'obiettivo che noi ci prefiggiamo, ed è l'obiettivo che ci prefiggiamo, è ricollocare i principi fondamentali della Costituzione al centro della discussione politica del Paese, dei programmi politici del Paese, noi dobbiamo però fare conto, dobbiamo affrontare in modo deciso, serio, un problema. E il problema è quello del vincolo esterno. Noi apparteniamo all'Unione Europea, cioè a un sistema di potere che nasce, vive e spero tanto sia morituro per disapplicare quei principi fondamentali della Costituzione che noi vogliamo riportare al centro della discussione politica. Ecco, se noi non comprendiamo esattamente questo problema, noi rischiamo di parlare al vento, di fare teoria. Allora, oggi le principali funzioni fondamentali dello Stato sono state interamente cedute a questo sistema di potere, che è un sistema di potere notoriamente ademocratico e antidemocratico. Qualunque sia la legge elettorale, qualunque partito vinca la competizione elettorale, deve comunque confrontarsi con un sistema di potere che ha avvocato a sé le principali funzioni dello Stato, cioè la politica monetaria, la politica fiscale, la politica di bilancio, la programmazione economica. Noi non possiamo, se parliamo di Costituzione, quindi parliamo di eguaglianza sostanziale, diritto al lavoro, quindi piena occupazione, programmazione economica, intervento dello Stato nell'economia, doveri inderogabili di solidarietà sociale e politica. Ecco, se noi parliamo di queste cose, noi dobbiamo sapere che nel sistema dei trattati europei questi valori, questi principi sono stati radicalmente espunti. Noi non riusciremo mai ad affrontare i problemi che abbiamo a cuore, realizzare i nostri obiettivi, se noi non ci rendiamo conto e non ci decidiamo ad affrontare decisamente, senza mezzi termini, questo problema, che è un problema fondamentale, ripeto. L'Unione Europea è un sistema che ha accantonato, è totalmente in opposizione, codifica l'ordoliberismo tedesco, quindi è un sistema completamente opposto e incompatibile con i principi fondamentali della Costituzione. Ecco, allora noi dobbiamo mettere proprio come primo punto dell'ordine del giorno questo problema. Se non riusciamo a comprendere questo, ripeto, noi faremo solo teoria. Vi ringrazio. Grazie molto a Giambelli. Gianni, dopo